Non ci sono cattive orchestre nel mondo, ci sono solo pessimi direttori. Nel senso che se un'orchestra è trattata male, suona male. Se un'orchestra è trattata bene e ha di fronte a sé una bacchetta, seria, professionale, preparata, dotata, con personalità, con cultura, con un udito, con una tecnica gestuale ineccepibile, le orchestre reagiscono tutte positivamente. Quindi vedendo i pomeriggi musicali, come con la Filarmonica di Berlino, o la Filarmonica di Londra, o la Chicago Symphony, tutte orchestre che io ho frequentato, se arrivano dei direttori mediocri, non cedono alla mediocrità del direttore, rimangono sul loro standard e si difendono, difendono la loro reputazione. E lo stesso vale per i pomeriggi. I pomeriggi sono un'orchestra che effettivamente ha una storia importante. Io li ho visti quasi nascere, subito dopo la guerra. I tempi di Paone, di Ballo, ne sono passati tutti grandi su questa orchestra. È bello che i pomeriggi musicali una volta all'anno fuoriescano dal loro ambito e si immergano in un repertorio che non è il loro, proprio per assaporare qualche cosa di nuovo e di diverso, creando in loro uno stimolo, una sfida che sempre riescono a vincere. La memoria da parte del pubblico non deve essere scambiata per qualche cosa di fenomenale e che non deve prevaricare l'interesse per la musica e per l'ascolto della musica. La memoria è un fattore funzionale. Se si dirige a memoria vuol dire che il direttore o l'interprete, può essere un violista, può essere un pianista, può essere un cellista o un flautista, qualsiasi interprete, se suona a memoria vuol dire che ha assimilato il testo musicale in maniera totale, però fa parte di se stesso. E per di più, per un direttore d'orchestra, dirigere a memoria vuol dire avere un dominio sull'orchestra, non solo sul comportamento dell'orchestra, ma sulla reazione dell'orchestra, e può avere una disponibilità di ascolto che la lettura della partitura distrae. E quindi è un full immersion, cioè una totale immersione nell'opera che sta concertando e dirigendo, senza avere nessun ostacolo. Thank you.
Non ho avuto una vita molto facile dal lato professionale, perché ho avuto due esempi molto alti da parte di due grandi direttori che mi hanno fortemente influenzato, soprattutto sul piano del rigore professionale, e questo si chiamava Victor de Sabata, e invece Sergio Celibiac sul piano della scuola, cioè della conoscenza scientifica della direzione d'orchestra. Se c'è un'arte molto così aleatoria, molto impalpabile, è proprio la direzione d'orchestra. Invece ho avuto la fortuna e la gioia di frequentare per 4 anni Celibidache, seguendolo e assimilando nozioni che mi hanno portato alla conoscenza di questa materia in maniera molto profonda. Ecco perché sento il dovere morale di trasmettere ai giovani queste conoscenze, queste esperienze. Ho avuto la fortuna di essere vicino, inoltre, cosa fondamentale per un direttore d'orchestra, a un grande maestro di composizione che si chiamava Bruno Bettinelli, dal quale ho appreso moltissimo le fondamenta della composizione, materia indispensabile per poter affrontare l'interpretazione dei grandi compositori. Esiste una quarta promenade che Ravel, nell'orchestrare questa meravigliosa composizione, ha omesso. E non c'è una spiegazione, non c'è una giustificazione per l'omissione di questa promenade. E questo lo afferma Dalla Piccola, il quale ha rivisto i quadri proprio dall'originale manoscritto. Quindi, seguendo l'osservazione di Dalla Piccola, ho preso l'iniziativa di orchestrare questa promenade che Ravel ha omesso, naturalmente attenendomi allo stile di Ravel. Mi sono inserito, diciamo così, nel mondo raveliano, rispettando i suoi principi di grande orchestratore.